Trick, track e bomba a mano con pulsante. Giacchettelle, marijuana, popo panta. Un diamante re brillante per la manta. Una domanda a mio gigante di sciamano. Noi siamo i Sangue Mostro, Expo Alezzine di Gioncino. Questa sera non c'è con noi Speaker Censo. Bene, si arriva comunque a fare musica prendendo le varie contaminazioni dal mondo, no? La musica rap che prende le varie contaminazioni, mentre magari un ragazzo americano del Bronx poteva ascoltare quelli che erano i brani di James Brown e compagnia cantante, noi ascoltavamo, oltre a questa roba americana, anche quello che ci propinava il quartiere, ovvero Mario Merola, Sergio Bruni e Mario Trevi. Con Mario Trevi l'esperienza è nata nel momento in cui il mio socio qui gli hanno regalato un vinile. Qual era? Il vinile, proprio se ben mi ricordo il titolo preciso, è Umayyara. In pochi secondi nacque subito il taglio, il campione, taglia, cuci, sì, fai. La musica nostra principalmente da quello nasce, dal campionamento dei brani. È una musica che ruba senza dire niente a nessuno. Esatto. Magari non te ne fa nemmeno accorgere. Però nel caso di questo pezzo, invece no, il messaggio doveva essere diretto. Chiaro. Quindi prendere proprio, oh magnare che sto fa, ad avvenire a catta. E un altro episodio che volevo raccontare, appunto, per quanto riguarda il discorso Mario Trevi all'interno della cultura hip hop. Anche, diciamo, al di fuori di Napoli ci sono cultori tipo un DJ Graf, che diciamo che è un personaggio storico molto importante nella, proprio per quanto riguarda la cultura hip hop italiana, di Torino, e ci sta un suo mixtape, lui essendo molto proprio fan proprio della musica napoletana classica eccetera, e anche proprio di Mario Trevi, c'è un suo mixtape che è un mixtape tipicamente hip hop, dove a un certo punto lui mixa e screccia proprio un pezzo di Mario Trevi, che mo parlo nei te, che tra l'altro è un pezzo straordinario. Ma parlo nei te, tutto quanto mi parlo.